ma soprattutto il più protagonista di tutti, diciamo. No, era quella mattina che Gabriele ha chiamato Sabrina alle 9, lei mi ha chiamato alle 8. E mi ha detto: senti, ma che faccio? Mi chiamo Sabrina. È un problema tuo. E no, ci ho detto, è stato bello interpretare un personaggio come Paolo, perché interpretare un uomo che ha superato i 40, che ha una separazione alle spalle non semplice, lo si evince da alcune cose che vengono fuori, e che con fede e ostinazione crede ancora nell'amore, nell'innamoramento, in un sentimento di speranza anche verso il futuro, è bello da interpretare, per quanto appunto si porti dietro qualche zavorra che forse sua madre un po' ha contribuito ad attaccargli sulla schiena, però è bello, mi piace questo guardare avanti, anche in un modo un po' egoistico, insomma. Speciale, non dimenticare mai. Grazie, Stefania. No, la cosa bellissima è che c'era davvero una varietà di voci in questo film da portare in scena, che dovunque ci si girasse c'era un personaggio col quale trovare o un piccolo contrasto, o un piccolo punto in comune, anche su piccoli sguardi, però era davvero. Io non ho mai fatto un film così corale, cioè 20 attori in scena sempre tutti insieme. E poi, questo permettetemi di dirlo, così bravi, nel senso che davvero è più facile lavorare con degli attori con i quali ogni volta c'è uno scambio che diventa una piccola situazione. Ritrovare Gabriele a distanza di qualche anno da Baciami ancora, insomma, è stato. Come dire, semplice anche l'ultimo bacio, baciami ancora. L'ultimo bacio, non mi baci più ancora. Oh, lui è l'ultimo bacio l'ha fatto anche lui. Ah no, ma sì. dopo. Allora, riformulo la frase. Dopo l'ultimo bacio, e Chiedevo baciami ancora. E quindi insomma è stato esattamente bello e semplice ritrovarlo, per quanto fosse un set complesso, ma Gabriele ci ha fatto passare tutto con grande naturalezza.